Sotto il Ministero delle Infrastrutture a Roma per chiedere più sicurezza su A24 ed A25, un minor costo del pedaggio. Sono circa un centinaio i sindaci e gli amministratori di Lazio ed Abruzzo che assieme ad associazioni e sindacati hanno sposato questa battaglia istituzionale contro gli aumenti operati da Strada dei Parchi per la tratta Pescara-Roma e Teramo-Roma. Aumenti, dicono, a cui non corrisponde un servizio adeguato e una manutenzione ottimale della rete. Il ministro Toninelli ha poi incontrato una delegazione di sindaci e amministratori, assicurando che saranno sospesi gli aumenti dei pedaggi su A24 ed A25 nell'ultimo trimestre dell'anno. Ho spiegato ai primi cittadini, ha aggiunto Toninelli, qual è l'impegno senza precedenti che il governo sta portando avanti allo scopo di ridiscutere con i gestori autostradali tutte le concessioni in termini di costi da sostenere e servizi resi a chi viaggia. Quindi viene accolta la nostra prima richiesta, quella del blocco degli aumenti in vigore dal 1 gennaio 2018, quindi si ritorna alle tariffe in vigore fino al 31 dicembre 2017, quindi meno il 13% circa. Poi nel frattempo loro stanno lavorando per il nuovo PEF con Strada dei Parchi, abbiamo chiesto di essere presenti, ma si creerà un tavolo informativo con noi, quindi noi abbiamo chiesto di essere comunque informati su tutto, perché l'obiettivo è quello di creare dal 1 gennaio 2019 delle tariffe differenti, quindi delle tariffe eque e aggiornate. Sulla sicurezza ci darà informazioni di volta in volta, perché anche questo è oggetto del PEF, e quindi da adesso a dicembre dobbiamo essere informati. Se non ci chiamano loro, abbiamo detto che comunque chiameremo noi.